Un benvenuto a tutti da Meteocroane, giornata piuttosto nuvolosa e un po' di nebbia questa mattina. Andiamo subito a vedere, mi sto inquadrando la Lombardia, i dati delle nostre stazioni meteo. Eccoci qua, siamo andati sotto zero con bollate meno 1,6, mentre cesate 1 più 1,2 e c'erano laghetto meno 1,9, quindi c'è stata anche della brina, soprattutto diciamo così un po' all'esterno dei paesi. Nelle massime 8,8 bollate, 9,3 cesate, 9,1 c'erano laghetti. Diciamo che siamo un po' rientrati nella media del periodo. Purtroppo solo per oggi, perché domani ci aspetterà una giornata di vento, perché già ve lo dicevo ieri, perché vedete questo corpo nuvoloso interviene ancora da nord per l'ennesima volta. Vedete la nebbia anche sulla pianura padana presente oggi, affronta le Alpi fanno da scudo, l'aria cala. E per compressione si surriscalda e si secca, portando cieli sereni e naturalmente un innalzamento delle temperature. Quindi rimaniamo sotto vento per questo motivo, mentre questa perturbazione porterà e recherà un po' di maltempo sulle regioni adriatiche e centro-meridionali. Andiamo a vedere la distribuzione termica nel giorno praticamente del 6 di febbraio. Vedete che le Alpi, soprattutto quelle di confine, già dove agisce la perturbazione, sono piuttosto fredde. Freddo l'est europeo, meno naturalmente il resto d'Italia e anche meno se vedete anche alla Francia del nord con Parigi che ha 10 gradi alle oltre le 10 di sera. Dal radar cosa vediamo? Ecco la grossa perturbazione, questo ammasso di brutto tempo che si sta addossando alle Alpi e che recherà del vento soprattutto sui nostri settori. Andiamo a vedere il nostro modello di reading, il modello che con tantissimi calcoli matematici provenienti dai dati delle stazioni meteo sparse un po' su tutta l'Europa a vari livelli, a varie quote, ci fornisce queste carte per fare una previsione. Vedete, ecco la bassa pressione che accompagnerà la perturbazione che di colpo scende sull'Italia con correnti forti da nord che investiranno il nostro paese, soprattutto il centro-sud verrà delle nevicate anche a quote relativamente basse, mentre noi vedremo del vento piuttosto intenso. Dopodiché l'ennesima alta pressione che ci farà compagnia per 3 o 4 giorni, portando ancora tempo siccitoso dopo il vento. Probabilmente una svolta, speriamo che i modelli continuino a confermare, l'avremo su sabato prossimo, quando le correnti diverranno più atlantiche, più perturbate per le nostre regioni, portando finalmente piogge al piano e neve in montagna. Di questo però ne parleremo nei prossimi bollettini, perché è ancora presto per poter fare una previsione con una certa sicurezza. Andiamo a vedere la carta al suolo per domani. Ecco, la perturbazione che ha valicato le Alpi si trova già in centro Italia con le basse pressioni che si trovano tra il Mar Tirreno e il Mare Adriatico. Noi siamo sottoposti ai venti di fronda nord. Ecco le previsioni, domani mattina e domani pomeriggio, soprattutto mattina e pomeriggio, raffiche di fen anche piuttosto intense che potrebbero arrivare a 60-70 km/h. Il vento comincia a calare verso la sera notte. 4:15 le temperature. Martedì 8 bel tempo, 2:13 le temperature. Mercoledì bel tempo, qualche nuvoletta in più alla sera, 3:15 le temperature. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro un sereno lunedì 7 di febbraio. Ci risentiamo per il bollettino di domani. Da Meteo Groane, un arrivederci a tutti.